Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di Thiago Mendes in versione showdown. Mi raccomando, come sempre, questa serie in collaborazione con i ragazzi di Maastricht. Trovate i link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram. Di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi. Let's go! Partiamo come di consueto dal costo, che è gratuito naturalmente dal momento che è disponibile tramite obiettivo. La difficoltà comunque non è esagerata per andare a completare questo Thiago Mendes. Il giocatore si presenta con 3 stelle skill, 3 stelle di piede debole, normale, alto di work rate 1,77 m di altezza, 75 kg, body type average. Per quanto riguarda invece il cremista più consigliato, opterei per un'ombra tattica per andare a aumentare con il massimo boost disponibile la velocità e la fase difensiva. Per quanto riguarda i libri d'abilità, penso che non ci siano molte parole da dire, dal momento che abbiamo un'ottima nazionalità brasiliana per andarlo a linkare senza problemi. Una squadra di appartenenza molto interessante, abbiamo il triplo link con Paquetá, il doppio link con De Nayer, con Awar. Veramente siamo messi in una botte di ferro dal momento che abbiamo un'ottima combinazione squadra, campionato e nazionalità per andare a linkare questo Thiago Mendes. Per quanto riguarda invece la tipologia, che tipologia di giocatore mi è apparso questo Thiago Mendes? Un giocatore molto composto lo definirei. Non è un giocatore, a mio modo di vedere, che appare tanto durante la partita. Comunque si può notare tranquillamente, ha un'ottima fase difensiva, ottime intercettazioni specialmente, la CP difensiva ci può stare, sperando in un upgrade magari potrebbe diventare molto molto buona. La stamina è top, work rate eccezionale, utile per la tipologia di giocatore che stiamo vedendo, con un'ottima aggressività. Per quanto riguarda poi un aspetto secondo me che va un pochettino a soffrire questo Thiago Mendes è il contrasto dal punto di vista fisico. Abbiamo sì un body type average, ma 1,77 m di altezza e solo 83 di forza non gli permettono di spostare avversari più forti dal punto di vista fisico. Riesce a temporeggiare con l'L2-R2 in maniera molto molto rapida e quindi comunque ha cercare in qualche modo di riprendere posizione velocemente, anche se si sbaglia magari un minimo contrasto, e quindi ritornare nella posizione giusta per effettuarne un altro e magari quello giusto. Per quanto riguarda poi il feel, quando ha palla al piede non mi ha dato particolari problemi, buoni passaggi sia dal punto di vista del passaggio corto che del passaggio lungo, che anche della visione, ottimo controllo palla. Anche lì nulla di eccezionale, ma neanche di così malvagio, ci può assolutamente stare. Agilità e equilibrio non sono problematiche. Per quanto riguarda la stamina non ho trovato problemi, con il work rate che ha, stando tanto in posizione in fase offensiva comunque resta dietro, è durato dal primo al 90° tranquillamente. Una piccola pecca secondo me di questo Thiago Mendes è, oltre allo sprint boost, che per via dell'accelerazione, che non è elevatissima, comunque non vi riesce a partire a saltare un uomo in velocità, ma soprattutto questa cosa l'ha andata a soffrire in fase difensiva. È molto spesso un passo indietro rispetto a giocatori molto più rapidi dal punto di vista appunto della velocità e dell'accelerazione. Secondo me è una piccola pecca di questo Thiago Mendes che, nel caso comunque di un upgrade, può essere limata, soprattutto viene limata un pochettino dal Kermiti style di Ombra. Però appunto lo giocherei mediano in un rombo per ovviare a questa problematica. Mediana 2 secondo me va un pochettino a soffrire. E un'altra piccola pecca secondo me di questo Thiago Mendes è il 3-3, che già come citato per quanto riguarda McKennie non permette tanto di uscire facilmente dalla zona offensiva, magari di tenere il pallone, se non cercando di proteggerlo col fisico, che però tante volte non permette di avere una dirompenza dal punto di vista appunto fisico che gli permette di proteggere bene il pallone.
Per quanto riguarda invece il colpo di testa, secondo me è un'altra pecca di questo Thiago Mendes, anche se comunque facilmente limabile affiancandolo ad un giocatore più forte dal punto di vista aereo. Magari anche il triple link con Paquetà può aiutare, non saranno due giocatori forti dal punto di vista aereo, due giocatori che si abbinano perfettamente da quel punto di vista, ma comunque assieme ci possono stare secondo me Thiago Mendes un po' più difensivo e Paquetà un po' più offensivo. Arrivando al giudizio sul giocatore di quest'oggi, andiamo a vedere cosa ne penso di questo Thiago Mendes. Partiamo già dal voto, che per me è un bell'8, dal momento che è un giocatore che comunque ha reso bene, non mi è apparso un giocatore che si può completare solo quasi esclusivamente per buttarlo nell'SBC. C'è una possibilità di upgrade, assolutamente sì, anche quello è un lato positivo, e il fatto che comunque questa carta possa riuscire ad avere un upgrade a gratis non è comunque una cosa da sottovalutare. Ha alcune pecche, assolutamente sì, però non ha neanche secondo me tante alternative dal punto di vista di squadre con un medio-basso budget di Ligue 1. Ha link particolarmente interessanti, per cui secondo me può essere consigliato. Il rendimento in game ci può stare, per una carta che comunque andate a sbloccare gratuitamente, secondo me ci può assolutamente stare. Non è un giocatore top, però non è neanche un giocatore che andate a completare e provandolo si può dire che fa schifo. È un giocatore secondo me interessante, che ha i suoi lati positivi e comunque anche i suoi lati negativi, che però secondo me il tempo di andarlo a sbloccare, che non è neanche così tanto, secondo me può tranquillamente permettergli di essere consigliato, oltre naturalmente alla possibilità di upgrade, per cui per me può prendere un bel 8, quindi un bel consigliato pienamente. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Maastricht, trovate link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram. Con questo video abbiamo terminato, qui da parte tutto, ciao!